Ciao, benvenuti a questo nuovo video in cui parliamo delle novità sul mio server Discord. Con voi il changelog di ottobre 2021. Allora, calma, lasciatemi spiegare. Questo è il primo video changelog che metto pubblico, quindi probabilmente sanno molti di voi che non sanno di cosa io stia parlando. Lasciate che vi spieghi. Io, se non lo sapevate, ho un server Discord in cui vi consiglio assolutamente di entrare. Vi lascio il link in descrizione. Sono un sacco di utenti, parliamo tutto il giorno, sono tantissimi comandi, chat, bla bla bla. Insomma, vi consiglio assolutamente di entrare. E in questo server c'è praticamente un unico bot, che è il bot del server, creato da me, con all'interno tantissime funzioni e comandi. Ecco, ogni tanto queste funzioni vengono aggiornate, aggiunti nuovi comandi, aggiunte nuove cose, insomma, viene migliorato. Ecco, questi video servono appunto a elencare tutte le principali novità. E quindi niente, oggi siamo qui apposta. Quindi insomma entrate nel server per utilizzare tutte le novità che vedremo oggi. Come sempre in descrizione trovate anche un elenco super completo con tutte quante le novità, perché ovviamente non posso elencarvele tutte in questo video. Allora, questo sarà un changelog in realtà abbastanza ridotto, però sono alcune chicche molto interessanti, ma soprattutto sono stati risolti molti problemi e molte cose che non andavano, insomma. È un changelog di ritocchi, ecco. Allora, la prima cosa di cui parliamo è la sicurezza, perché nel server manca e sicuramente andava migliorata. Quindi sono state realizzate tre principali cose. Innanzitutto è stato migliorato il comando lockdown. E per chi non sapesse cosa sia questo comando, lo staff lo può utilizzare quando vuole per appunto mettere in lockdown il server, cioè non far vedere a una certa cerchia di persone tutti i canali. In questo modo si può evitare un eventuale raid o comunque problemi seri. E tutti gli utenti quindi che erano coinvolti in questo lockdown fino a ieri erano tutti gli utenti che non avevano ancora raggiunto il livello 5, quindi appunto tutti quelli con il livello inferiore, attivato questo comando, non potevano più vedere nessuna chat. Ora invece questa soglia è stata alzata e tutti gli utenti fino a livello 10 non vedranno le chat. Sono stati, diciamo, limitati più utenti. Inoltre è anche stato migliorato un po' il messaggio di conferma, che ora è un po' più carino. Un altro aggiornamento molto importante per quanto riguarda la sicurezza è che ora è stato, diciamo, abilitato un sistema di verifica. Questo vuol dire che tutti i nuovi utenti che entrano nel server, se non sono già entrati in precedenza, saranno degli utenti non verificati. Questi utenti vedranno una chat con le principali regole e un pulsante per entrare nel server, per verificarsi appunto. Una volta cliccato questo pulsante, gli utenti verranno verificati e potranno entrare nel server e quindi vedere tutte le chat e scrivere. Altra cosa è che se dopo un'ora che un utente è entrato ma non si è ancora verificato, il bot lo avviserà in DM, appunto dicendogli che deve verificarsi. Se invece passano 4 giorni dall'entrata e ancora l'utente non si è verificato, l'utente verrà espulso dal server perché appunto non si è verificato. L'ultima funzione riguardante la sicurezza è la rilevazione dello spam. Infatti il bot ora riuscirà a capire quando un utente spamma troppi messaggi ripetutamente in un breve lasso di tempo. E diciamo che ci sono due tipi di rilevazioni. Il primo riguarda, diciamo, un utente singolo. Accade quando appunto un qualsiasi utente scrive 7 o più messaggi con meno di 4 secondi di distanza l'uno. E se accade ciò, questo utente viene tempo mutato per 10 minuti. Automaticamente. La seconda tipologia di rilevazione invece riguarda un gruppo. Infatti se una serie o un gruppo di utenti scrive 10 o più messaggi con meno di 2 secondi di distanza l'uno, allora verrà attivato automaticamente il lockdown. E quindi ripeto che tutti gli utenti sotto a livello 10 non vedranno più nessuna chat. Tutto ciò serve a garantire maggiore sicurezza all'interno del server ed evitare eventuali raid. Ovviamente tutto ciò potrebbe essere modificato magari leggermente nel corso del tempo, in ogni caso fate i bravi e comportatevi bene. E passiamo avanti e parliamo ora di eventi. Infatti domani sarà Halloween, perciò il bot e il server si tematizzeranno appunto a tema Halloween. E quindi appunto tutto domani e tutto l'1 novembre il server cambierà immagine profilo, il bot anche, e anche tutte le varie illustrazioni dei comandi verranno aggiornate per rendere appunto il tema più spaventoso, più o meno. Questo accadrà sicuramente per i prossimi eventi come Natale e Pasqua e comunque altre festività. Poi sono stati aggiornati tantissimo i backup e infatti se non lo sapevate prima, tutti i giorni alle ore 12 se non sbaglio, il bot faceva un backup del contenuto del database e lo mandava in un canale specifico per appunto creare un backup. Ecco, ora questi backup sono molto più avanzati. Infatti oltre al contenuto dei database,
ora viene anche backuppato l'intero server. Questo vuol dire che vengono salvate tutte le informazioni del server, come nome, icona, banner, descrizione e cose varie, tutti i canali, tutte le categorie, con ovviamente relativi permessi, tutti i ruoli, e inoltre vengono anche salvati gli ultimi 50 messaggi di ogni canale. Appunto, questo salvataggio lo farà tutti i giorni. Purtroppo però il sistema di ripristino di questi backup, in caso il server esplodesse, non è ancora stato fatto, quindi diciamo che i backup al momento sono inutili. Però in futuro verrà realizzato appunto un sistema per ripristinare il backup, creando canali, ruoli e tutte le varie informazioni del server. Sono stati finalmente aggiunti gli sticker del server. Voilà! Sono questi 9. Sicuramente ne verranno aggiunti di nuovi nel corso del tempo. Quindi quando il server raggiungerà il livello 1 di boost, potremmo avere appunto questi sticker. Quindi andate a boostare il server. Sono state aggiornate le regole del server, infatti ora sono più chiare e specifiche e soprattutto ne sono state aggiunte di nuove. Le trovate ovviamente nel canale Rules, vi consiglio ovviamente di andare a leggere. Sono state portate diverse modifiche anche al sistema di livellamento, principalmente è stato, diciamo, calibrato meglio, e cioè l'esperienza necessaria per ogni livello è stata resa più decente rispetto a prima. Infatti prima livelli magari precedenti risultavano più difficili da superare rispetto a livelli dopo, oppure alcuni erano troppo semplici e altri troppo complessi, quindi ora è stato, diciamo, calibrato un po' meglio il tutto. Questo vuol dire anche che magari vi ritroverete con qualche livello in più o qualche livello in meno adesso nel server, perché appunto è stato cambiato il sistema e l'esperienza necessaria per ogni livello. Quindi insomma andate a verificare ora attualmente il vostro livello. Infine, l'ultima cosa che vi dico è che è stata completamente rimossa la possibilità di creare stanze pubbliche. Infatti nel canale Create Private Room potete appunto creare la vostra stanza privata. Ecco, già da un po' è stata tolta la possibilità appunto di renderle pubbliche, perché davano molto fastidio all'interno del server, poiché appunto molti utenti le rendevano pubbliche e anche agli utenti non interessati appunto danno fastidio creare in più. Quindi è stata rimossa questa possibilità, potete ovviamente comunque creare le vostre stanze private rendendole appunto private. Sono stati rimossi quindi i comandi p-unlock, p-ban, p-unban e p-limit, che appunto erano comandi che si potevano utilizzare solo nelle stanze pubbliche. E basta, questo più o meno è tutto. Sono stati risolti anche tantissimi bug, principalmente riguardo i ticket. Infatti ora la chiusura dei ticket è stata sistemata, ora funziona tutto alla grande, prima no. E inoltre sono state anche sistemate notevolmente le notifiche di YouTube. Basta, questo è tutto per questo changelog. Vi ricordo che in descrizione trovate l'elenco completo di tutte le novità, oltre a quelle che vi ho detto, perché ce ne sono altre meno rilevanti ma comunque novità. Scrivetemi qui sotto nei commenti qual è la vostra preferita e consigliatemi altre funzioni o comandi da aggiungere al bot. Noi ci vediamo al prossimo changelog, che sarà un po' lontano ma credetemi con tantissime novità. Ci vediamo infatti il 15 gennaio, l'anniversario del server. Niente, basta. Vi ricordo assolutamente di entrare nel server, vi lascio il link in descrizione e niente, io vi saluto. Ciao ciao!